Ed eccoci qua, amici a casa. Cosa abbiamo qui dentro? Glow Tonic! Glow Tonic! Glow Tonic! Volete del Glow Tonic? Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi finalmente insieme a voi faccio un po' di decluttering, un po' di ordine nella mia collezione di skincare. Infatti ultimamente mi sono arrivate tantissime cose che non ho avuto modo ancora di organizzare per bene, dal momento che insomma la skincare rispetto al make-up ha bisogno di più tempo per essere utilizzata, provata. E soprattutto si ha il bisogno di terminare prima quello che si sta utilizzando, prima di aprire prodotti nuovi per evitare che si rovinino, e quindi inevitabilmente i prodotti tendono ad accumularsi. E quindi oggi voglio farveli sia vedere sia sistemarli, anche perché sono in procinto di riorganizzare il kit, perché riprenderò un po' a lavorare per fortuna. E quindi insomma devo anche scegliere le cose da mettere nel kit di lavoro che userò prossimamente, quindi cominciamo subito. Nel precedente video vi ho mostrato come ho diviso tutti i miei prodotti nei cassetti del Comò, quello di seconda mano, e quindi mano a mano tirerò fuori tutte le cose e ve le farò vedere. Partiamo subito con questa scatola nella quale tengo le cosine un po' più piccole. E mi viene subito alla mano questa BB Mask di Giada Cosmetici. È praticamente una serie di maschere che ha un effetto priming sulla pelle o un effetto leggermente colorato. Naturalmente sono ancora chiuse, non le ho ancora provate, non ho avuto ancora un'occasione speciale. E quindi queste assolutamente le conserverò. Poi prendo random da questa scatola crema viso puro bio, effetto lifting. Questa è nuova, non l'ho ancora utilizzata e ovviamente la tengo da parte. Poi questa è una crema viso che ho cominciato e quasi terminato di puro bio, sebo normalizzante opacizzante, che non mi è particolarmente piaciuta, però comunque la voglio tenere tra le cose in sospeso perché è quasi finita e magari me la metto qui in postazione e la uso pre make-up, appunto per quando faccio i video. Poi qui abbiamo una crema mattificante idratante di Now Bay che non ho ancora cominciato e voglio testarla per bene perché prossimamente voglio farvi un video panoramica del brand. Me l'avete richiesto, infatti nell'ultimo video vi ho domandato se aveste piacere di avere un video monobrand e mi avete detto di sì. Poi abbiamo il Rose Flash Balm di Pixi. Di Pixi ho veramente una vagonata di roba. È uno skin booster, non l'ho mai provato, infatti è sigillato e questo lo tengo sicuramente. Poi abbiamo una Rose Ceramide Cream nuova, assolutamente questa la tengo in quanto follemente innamorata della sua predecessora, insomma di quella che ho avuto prima, che come vedete ha avuto molta gloria e quindi sono felicissima di averne una scorta di backup. Ecco qui il Daily Reviving Concentrate di Kiehl's che ho da un bel po' di tempo e che va diritto nel kit perché è un ottimo prodotto per pelli secche, di ottima qualità, quindi insomma per lavoro va benissimo. Poi di Pixi abbiamo questi due prodotti apparentemente simili, ma questo è un olio alle rose e quest'altro è un siero a base di acido glicolico, quindi della linea Glow Tonic. Sono ancora sigillati perché non ho avuto materialmente abbastanza faccia per provare tutta sta roba, comunque li tengo sicuramente e li proverò, spero presto. Poi questa crema di Oliveda, una face cream anti-aging all'olio d'oliva, che non ho ancora cominciato perché ne ho già un'altra che sta finendo mia madre. Questi prodotti di Oliveda sono ottimi e penso proprio che la terrò. Poi abbiamo questo siero della linea Milky, una delle ultime di Pixi, anche questo non l'ho ancora provato, anche se questa linea devo dire che non mi è piaciuta particolarmente, quindi staremo a vedere. Questo è un esfoliante sempre della linea Hydrating Milky e sono molto contenta di ritrovarlo
perché l'altro peel and polish, quello agli acidi di frutta, mi è appena terminato, ve l'ho fatto vedere nel video dei finiti, e quindi questo qui casca a fagiolo e lo metto immediatamente in bagno. Poi questo duo gel contorno occhi e crema contorno occhi di Puro Bio, che sto meditando di dar via perché non amo particolarmente la linea skincare di Puro Bio, però sono nuovi, credo di aver utilizzato, sì, questo l'ho utilizzato e non è proprio male questo qui, quindi questo lo terrò, quest'altro lo voglio prima provare. Questa crema di Giada della linea Radiance Vitamin C di cui vi ho tanto parlato è quella per pelli secche. Io sto utilizzando, amando e finendo, quella per pelli grasse. Questa linea mi piace tanto, quindi sicuramente questa crema la terrò, e penso che per ingredientistica e anche per comodità del packaging la metterò nel kit, quindi questa sicuramente la proverò in questo senso. Altra crema idratante di Puro Bio, anche questa per pelli secche. Io non ho una pelle secca, però la voglio provare per vedere appunto se la posso utilizzare per lavoro, anche perché pure questa ha un pack molto interessante e comodo. Quella per pelli grasse non mi ha fatto impazzire, vediamo se magari questa mi soddisfa di più. Siero in olio, sempre di Puro Bio, provato qualche volta, molto molto unto, tra l'altro sta uscendo tutto quanto, questo penso che lo regalerò. Poi abbiamo il Flow Mix di Mulac, mai usato, molto poco. Bellissimo indubbiamente, però penso che lo regalerò perché non è un genere di prodotto che amo molto utilizzare. Infine qua abbiamo, sempre da viaggio, uno struccante di Estée Lauder che porto appunto con me nel kit, e una spugnetta Konjac della Daiso che mi è stata regalata da un'amica che viveva in Asia e me l'ha riportata da un viaggio, e non l'ho ancora usata perché è talmente carino il pack che ho dispiacere ad aprirlo. Bene, allora, quindi qui rimettiamo dentro tutte le cose che ho deciso di tenere. Qui abbiamo tutte le maschere viso di Puro Bio, sia quelle in cellulosa che quelle in crema, quelle da mischiare con l'acqua. Sono dei prodotti molto validi che custodisco gelosamente e che quindi assolutamente non andrò a né a regalare né tantomeno a cestinare o insomma archiviare. Tra l'altro sono contenute in questa busta troppo carina, in juta, ed è anche molto comodo per andarle a conservare senza fare troppo disordine. Ed eccoci qua ragazzi con il mostro finale, tutta la collezione di skincare di Pixi che ho. Allora, Pixi è sempre un odio amore, nel senso, ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo e delle cose che proprio io non comprendo. E poi soprattutto anche a livello di PR loro inviano in maniera ossessiva alcuni prodotti 3-4 volte di fila in diverse collezioni, quindi tu ti ritrovi con una scorta di prodotti veramente enorme, e se il prodotto ti piace sei contento, se non ti piace un po' meno. Mi spiego meglio. Allora, faccio un po' di spazio. Attualmente sto utilizzando per lavarmi il viso questo Hydrating Milky Cleanser. Come vi accennavo prima, questa linea non mi piace, però ce l'ho e sto cercando di usarlo. Sono ormai a metà per lavare il viso, insomma, cerco di non essere particolarmente esigente, tanto il prodotto a risciacquo, e quindi questo me lo sto facendo andare bene, ma non mi entusiasma. Tra i prodotti in utilizzo ho la Glow Mud Mask che mi piace molto e la sto usando e quasi terminando. La linea questa qui, Glow Mud, fu veramente ottima e quindi insomma questa mi piace assai. Poi la Peel Off Mask T-Zone, quella verde, di cui credo di avervi parlato in qualche altro video,
mi piace da morire, quasi finita, costa un rene, ma la ricomprerò perché è veramente fantastica. Poi un prodotto che invece non mi piace per niente sono questi patch per gli occhi Detoxify, che purtroppo ho in un discreto quantitativo, ma che non fanno assolutamente niente. Ho provato ad utilizzarli anche per lavoro pre-trucco, ma purtroppo lasciano una specie di pellicola che rende molto difficoltoso il trucco al di sopra, quindi penso che li archivierò. Poi tra i prodotti che mi piacciono molto, questi dello specifico però non li ho ancora provati, ho provato quello alle rose che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dei finiti. Comunque questo è il Glow Mist con la propoli e olio di argan, che va diritta nel kit perché proprio mi serve tantissimo. E quest'altro invece è un fissante per make up a base di tè verde e acqua di rose, anche questo dritto nel kit. Questa serie di spray di Pixi comunque generalmente mi piace molto, quindi confido sulla loro performance. Poi questo è un idratante corpo che ho solo provato, però ancora non inizio ad utilizzare perché sto centellinando la crema di Kiehl's, ne è rimasta proprio pochissima, e subito dopo inizierò ad usare questa qua. E poi qua parte la serie mortale di tonici. Allora, Glow Tonic ce l'ho di tutte le maniere, piccolo, grande, col pump, travel size, insomma, però devo dire che non è un tonico che mi fa impazzire, cioè non vedo che fa granché, e soprattutto poi è un prodotto anche piuttosto aggressivo, non si può usare in tutte le stagioni, quindi insomma ha una durata lunga, quindi vabbè, ce l'ho, però non lo posso usare neanche per lavoro perché non mi azzarderei a mettere una cosa del genere su una pelle che non conosco, però ce l'abbiamo, lo userò in qualche modo. Questo Milky Tonic a base di latte di jojoba e avena è un tonico lenitivo, questo per esempio invece per lavoro potrebbe essere ottimo, e quindi me lo metto nel kit pure perché ha una taglia insomma piuttosto accattivante per questo uso. Qui abbiamo il loro ultimo invio per quanto riguarda questi splendidi beauty case, me ne avevano inviato già un altro pieno di prodotti, questo è arrivato poco tempo fa. Questi beauty case sono fantastici, vengono venduti, se non vado errata, sul loro sito, e inizialmente sembrano dei plasticoni, in realtà sono molto ben fatti e molto duraturi, quindi se vi capita prendetevelo. All'interno, ahimè, mi hanno inviato una linea al retinolo e gelsomino. Io non capisco perché Pixi sotto l'estate invia sempre questi prodotti che non sono per niente adatti all'esposizione solare, sta cosa non la capirò mai. Tra l'altro il retinol tonic, che ho anche in full size, che stento a finire perché lo odio, è un tonico che non tonica, non fa assolutamente nulla, cioè è veramente poco performante, sembra acqua, e quindi questo penso proprio che lo regalerò oppure me lo tengo proprio per scorta quando non finisco altri tonici. Poi qua abbiamo un cleanser a base di retinolo e ceramide, e questo invece mi garpa, mi piace, anche perché non ho molti cleanser al momento, quindi questo assolutamente lo comincerò ad utilizzare, ovviamente solo la sera quando finirà quello che sto usando ora. E poi qua abbiamo un altro olio al gelsomino che possiamo andare a mettere assieme agli altri che vi ho fatto vedere prima. Questo invece è un olio sempre al retinolo, però per la sera, e questo potrebbe essere utile, ma non per me perché gli oli, per carità. E questa è una lozione viso al retinolo e peptidi, questa mi piace molto. Questo prodotto molto particolare è un eye cream a base appunto sempre di retinolo e peptidi, che sarà molto curioso utilizzare in autunno. Ed eccoci qua, amici a casa, cosa abbiamo qui dentro? Glow Tonic! Glow Tonic? Glow Tonic! Volete del Glow Tonic? Cioè, c'ho Glow Tonic per tutta la mia esistenza. Io sono molto grata, ma penso che terminerò tutti questi prodotti tra 200 anni. Adesso vi faccio vedere dei prodotti un po' random di brand variegati,
E parto con questo tonico di God Molecules, che è un brand tipo The Ordinary, diciamo, di Beautylish, che mi ha inviato delle cose, credo di avervene già parlato, e questo è il Brightening Toner di, a base di niacinamide con vitamina C, estratto di radice di liquirizia che illumina e restringe i pori. Pack di vetro, mi piace molto e penso proprio che inizierò ad utilizzarlo non appena terminerò quello che sto utilizzando ora. Poi, sempre di Good Molecules, ho questo serum ai super peptidi. E anche questo, insomma, non vedo l'ora di provarlo. Sto finendo per ora il siero di No Bay, che poi vi mostro, e sicuramente poi inizierò ad usare questo qui, dato che sto utilizzando anche il cleansing balm e inizierò il tonico della stessa azienda. E poi abbiamo sempre loro un primer idratante senza siliconi, guardate che bello. Questo lo voglio provare per bene prima su di me, mi ero dimenticata pure di averlo, e poi se varrà la pena lo infilerò nel kit. Poi mi sono stati inviati in due momenti diversi questi sieri di Catrice a base di acido ialuronico. Uno lo tengo sicuramente perché voglio continuare a testarlo per bene, ed un altro per ora lo tengo da parte, poi se questo mi piacerà veramente terrò questo di backup, o se no lo darò via, insomma. Poi vari prodotti coreani che mi sono stati inviati e che vi ho già fatto vedere. Sono dei prodotti che mi piacciono abbastanza, insomma, non sono niente di proprio eccezionale, che sono molto idratanti, danno un bel effetto pre-trucco e poi hanno anche un bel pack che secondo me sulla postazione sta molto bene, molto carino a vedersi. Questa pure Whitening Essence, ve l'ho fatta vedere in uno degli ultimi video. E poi ho da provare anche questi nuovi prodotti che mi sono stati inviati, e sono dei sieri a base di tè bianco, contorno occhi, esfolianti. Sono curiosa di provarli, il problema è che appunto devo finire un sacco di cose prima, però insomma mi piacciono molto come idea. Poi mi è rivenuta alla mano questa maschera Tula Sara di Aveda, che costa un rene, la wedding mask, che mi fu inviata da Octoly. Mi dispiace molto che rimanga un po' inutilizzata, però è veramente troppo ricca, non ho occasioni di utilizzo e non ha neanche più un bel colore, quindi credo che la butterò via. Poi ho tutta una serie di All Nighter di Urban Decay, che anche loro hanno questa cosa che ogni tanto ti inviano proprio a cannone gli All Nighter, quindi ne ho uno che sto utilizzando, uno nuovo. E poi l'altro ieri ho ricevuto questa fantastica box, c'è un 20% di sconto fino al 28 giugno acquistando almeno un All Nighter Setting Spray ed un altro prodotto a scelta, il codice è SUMMER20, e all'interno di questa box c'era per l'appunto l'All Nighter classico, come questo che già avevo, il Long Lasting Makeup Setting Spray Ultra Matte e poi un primer Long Wear Foundation Grip, che figata! Guardate che meraviglia, questi vanno proprio di filato nel kit, senza colpo ferire, sono dei prodotti veramente ottimi. Adesso vi faccio vedere velocemente cosa sto usando questo periodo per la mia skincare, quindi sono cose che ovviamente non cestinerò. Allora, per lavarmi il viso sto utilizzando l'Instant Cleansing Balm, sempre di Good Molecules, col quale mi trovo abbastanza bene. Sto utilizzando questo contorno occhi, di cui poi vi parlerò nello specifico nel video dedicato che farò. Sto utilizzando poi il siero Detox, i pack sono veramente belli. Come contorno occhi sto utilizzando questo di Oliveda, che mi piace moltissimo per la sera, mentre invece per il giorno utilizzo per l'appunto questo qui di Now Bay. Poi come crema sto utilizzando questa per pelli grasse di Giada Cosmetici, di cui vi ho già parlato, mi piace tanto. E poi voglio cominciare questa di Now Bay, che è la Intense Mask Oily Skin, eccola qua. Ho terminato quella al carbone nero, come sapete se avete visto il mio ultimo video dei finiti. E poi quando avrò provato un po' tutto vi farò il video dedicato. Poi questi sono tre prodotti che sono un po' lì
sono un po' vissuti. Questa è una Nourishing Face Mask di Beyond Me, che come vedete è quasi finita. E non è un prodotto che mi fa urlare al miracolo, però è gradevole e piano piano sto cercando di finirla. Naturalmente, avendo la pelle grassa, non faccio maschere nutrienti molto spesso, però piano piano, insomma, la terminerò. Poi questa è una maschera purificante che invece, insomma, non è che mi faccia proprio impazzire, quindi penso che proverò a finirla, ma è un po' di tempo già che lo dico, quindi penso che la farò terminare a mia mamma. E questo invece è il celeberrimo Spot Treatment, che adoro e che ahimè quasi finito, ce n'è ancora un pochino, che serve appunto per trattare le macchie, i brufoli a base di titri, timo, insomma sfiammante, decongestionante, veramente un prodotto buonissimo. E poi sto continuando ad utilizzare con piacere questi prodottini di Everyday for Future, che sono insomma senza tante pretese, però sono gradevoli e sono anche molto comodi nel loro pack così con poca plastica. E anche lo scrub viso esfoliante sto continuando ad utilizzarlo con piacere, questo è di Eurospin e non mi dispiace affatto. Bene ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti skincare, mi ha fatto molto piacere riorganizzarli e rivederli insieme a voi, perché di tanti non mi ricordavo neanche più di averli, e ho dato una bella messa a posto al mio cassettone e quindi sono molto contenta. Spero di avervi fatto compagnia con questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto, se così è stato mettete un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grande bacio e vi aspetto la prossima volta. Ciao!